Marco Perrotta, allora parliamo di questa partita, di questo pareggio oggi con il Cesena. Ci avete provato soprattutto nel primo tempo e tu sei stato il giocatore più pericoloso per quanto riguarda il Delfino. Hai avuto un'occasione clamorosa all'ottavo minuto, colpo di testa, miracolo di Fulignati, poi ci hai provato anche dalla distanza. Un punto comunque importante. Sì, diciamo che è un punto che serve a entrambe le squadre, ma a fine partita, tirando le somme, è un pareggio che alla fine ci sta un po' stretti perché abbiamo creato un po' più di loro. Se vai a vedere le occasioni da gol, ci sono state più da parte nostra e da parte loro, però merito al Cesena perché è stato bravo a non subire gol come lo siamo stati noi e sono molto contento perché la difesa sta funzionando molto bene, la seconda partita che non prendiamo gol e siamo contenti così. Un pareggio importante perché permette comunque al Pescara di portarsi a più 5 sulla zona play-out, quindi un pareggio che vale sicuramente. Ma io credo che senza giri di parole dobbiamo vincere un'altra partita per stare tranquilli. Spero ci riusciremo a Novara oppure dobbiamo farlo con l'Ascoli o col Venezia perché non possiamo fare calcoli sugli altri, noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare a vincere un'altra partita. Parliamo un attimo ancora di questa sfida con il Cesena. Nel primo tempo, lo dicevamo prima, ci avete provato, avete avuto delle occasioni, avete giocato sicuramente meglio della formazione romagnola. Poi nella ripresa invece c'è stato tanto equilibrio, ma non ci sono state soprattutto occasioni da rete né per voi né per il Cesena. Come mai? Ma noi siamo partiti subito forte perché sapevamo che giocavamo in casa e potevamo mettere in difficoltà il Cesena. Il Cesena è stato bravo a difendersi, poi credo che nel secondo tempo sia un po' calata la partita perché essendo un turno infrasettimanale credo ci sia stato un po' di stanchezza, però entrambe le squadre ci abbiamo provato e non siamo riusciti a far gol, purtroppo è andata così, anche se abbiamo avuto più occasioni, dai, però ci rifaremo la prossima. Una grande gara per te, anche oggi sei andato vicinissimo al gol così come era stato a Terni, ti stai ritrovando alla grande? Ah, io cerco di mettermi a disposizione dei miei compagni, ultimamente stiamo preparando molto bene le palle inattive, cerco di aiutare i miei compagni e di far gol. Sull'azione del gol avevo fatto blocco a Graviglione che era da solo, poi la palla è arrivata a me che era da solo, purtroppo il portiere ha fatto una bella parata, però va bene, dai, spero che a fine campionato, prima di finire il campionato, ci riuscirò. L'ultima avevi detto, dopo la sconfitta con il Parma, ora dobbiamo far parlare i risultati, è stato così? No, credo ci sia stata una bella risposta da parte del gruppo, della squadra, perché a differenza magari di altre squadre ci siamo uniti, ci siamo compattati e ci siamo messi tutti con grande attenzione dietro la linea della palla e siamo ripartiti alla grande. Credo che i risultati delle ultime 2-3 partite ci hanno dato ragione perché secondo me quelli che rispecchiavano la nostra classifica prima di adesso non erano giusti. Grazie a Marco Perrotta.